Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, andiamo a vedere le nostre cosine. Come al solito vi ricordo sempre delle pedine che non sappiamo ancora dove spunteranno, che sono molto carine, pedina e due scudi molto interessanti. Abbiamo l'evento ancora in corso di Desert Bloom, che sarebbe appunto l'evento collaborativo di costruzioni, che ovviamente c'ha la Jolly, c'ha i dadini, c'ha la pedina a forma di Tau Tavuga, e abbiamo ovviamente la lista dei, come si chiamano, dei reward, quindi delle ricompense, che hanno i potenziamenti a casaccio, quindi non è detto che siano in quest'ordine, potrebbero essere anche invertiti. Ok, quindi ogni persona dovrebbe dire: guarda, io ho questo, io ho quest'altro, e così almeno siamo sicuri di cosa attivare e cosa no. Allora andiamo avanti. Vi ricordo che tra qualche giorno parte il nuovo album Marvel Go in collaborazione con Marvel, appunto. Molto carino, per adesso sappiamo soltanto le immagini di 20 dei set di questo album, quindi tanta roba. Se volete c'è un video apposito sul canale dove l'abbiamo viste tutte. Poi andiamo avanti. Magia d'oro domani, ricordate che domani c'è Guardia d'oro e, no, e Campioni di Carrelli. Ok? Queste sono le due carte dorate 5 stelle che ci saranno domani con l'ultimo Magia d'oro di questo album. Olè. Allora, Tourney Triunfi. Questo dovrebbe essere il torneo un giorno che c'è adesso perché ieri c'è finito il torneo 2 giorni. E tanta robina, non ci sono. Per 1000 ovviamente, perché è un torneo dove ci sono i cosini pick up, quindi i cerchietti sopra la mappa per poter fare potenziamento sopra l'evento collaborativo. Mi sta venendo pure da starnutire, mannaggia me. E andiamo avanti, molto carino. Ok, si è bloccato tutto. Ok, sono tornato, c'era un problema con ovviamente gli aggiornamenti di Windows che si divertono sempre. Allora, questo è l'evento 3 giorni e 5 ore che è ancora in atto, che si chiama Desert Tour. Quindi tour nel deserto, da 50 soglie, ovviamente ci sono i pick up a giro, quindi cerchietti sulla mappa, ovviamente abbiamo anche la situazione scomoda, che i per 1000 come al solito sono uno al 15, molto corto, che è già utilizzato, e uno al 48 che in pratica è alla terz'ultima soglia, quindi abbastanza inutile. Quindi questa è la situazione attuale, abbiamo 15.400 dati totali, se non leggo male. Forse male, leggo 3780 cerchietti da prendere sul tabellone. Abbiamo un soldi a profusione, un mega rapina. Abbiamo diversa robina. Comunque, 50 soldi sono veramente tante. Forse finalmente, diciamo, un evento che vale 3 giorni. Ok, proseguiamo. Ten Speedster dovrebbe essere il torneo un giorno e 2 ore che appare stasera. Con 30 soglie, 4.000 dadi, niente di eccezionale, 2.000 quasi, 1.440 punticini per l'evento collaborativo, delle costruzioni, c'è una mega rapina dentro, ci stanno due bustine blu, un torneo decisamente tranquillo. Il torneo 2 giorni di ieri è stato un massacro perché vi dico che tutti i primi in classifica che c'avevo io stavano sopra i 180.000 punti. Una cosa che ancora mi domando e mi chiedo vuol dire che forse la maggior parte sono fufaroli. Allora, proseguiamo. Questo l'abbiamo visto. Abbiamo la lista delle carte che mi avete regalato. Vi ringrazio. Queste tutte le carte mi sono arrivate ieri. Da Diego, da Darth Vader, da Carmela, da Parzival, da Salvo, vediamo un po' da Anakin, da Johnny. Ovviamente la lista continua perché erano 21 carte. Non so se c'è qualcuno di diverso. Anakin, Salvo, Anakin. Vi ringrazio, ragazzi. E poi Mati mi ha mandato una carta 5 stelle che è Ganzo. Grazie, grazie, mi date sempre una grande zampa. Questa è la lista degli eventi temporanei di oggi e di domani mattina. Quindi afferra la grana, gira la ruota, poi abbiamo alle 18 grande scommettitore, alle 8 di sera parte il nuovo torneo Sand Speedster e io vi consiglio di fare una bella cosa, questi 5 minuti per 1000 tanto arrivano a fine evento, a sto punto attivateveli alle 8:59, così ci avete 4 minuti su Torneo Sand Spitter, che non ha bonus. Afferra la grana alle 21 e mega rapina domani mattina prestissimo. Ok, questi sono gli eventi che ci sono, andiamo a dritto. Allì, entriamo in gioco e andiamo a farci la giocata di oggi. Ieri ho fatto del gain perché ho fatto un 4000 su Prison. Ho continuato il torneo 2 giorni fino a dove potevo, non sono riuscito a completarlo, ovviamente per questioni di domeniche e tempi, conoscete bene ormai. Però,
Abbiamo fatto un bel po' di punti, vedete? Sono arrivato 50esimo con 32.000, i primi stavano a 140-152.000 e bla bla bla. Molto a palla. Ovviamente non è una cosa che si riesce più a fare senza sprecare dindi. Sì, a parte dindi, proprio dadi e per sé. La cassa community non si apre ancora perché sto registrando prima delle 8, ma dovremmo arrivarci poi con il tempo. Ok. Cronologia, vedo due ritiri che probabilmente sono uno di Pietro che ha giocato ieri sicuramente. Ok. Poi vediamo pure che bonus riusciamo a prendere, perché ci dovrebbe essere rimasto un per mille. Che uno ce l'ha qui Bells. Vediamo un po'. Ovviamente ce l'ha l'ultimo step. Dovremmo caricare pesi. E lui non lo so a che punto è arrivato, adesso lo becchiamo insieme. Però mi sembra il suo per mille, io l'avevo già utilizzato. Quindi i suoi sono bonus, penso quelli aggiuntivi, chissà, non ne sono sicurissimo. Ma abbiamo preso tutti i premi, va bene, ammazza, 60.000 secco Pietro. GG Pietro, dai Pietro. Ok, ovviamente non c'erano i per mille, c'era il match. Ovviamente, vai così. E a sto punto carichiamo pure Bells. Vediamo di attivare il super mille al volo se ce la facciamo. È un po' difficile. Oh, carta nuova. Anche ieri ho trovato diverse carte nuove, ragazzi. Pazzia, è molta pazzia, sinceramente. Allora, farei a sto punto un bel per 30 secchissimo. Visto che manca solo qui. Ok. Un po' che combiniamo. Un bel 6.000 partners. Vediamo se riusciamo a completarla a secco. Voilà. Vabbè, tanto non gli serviranno, perché se completiamo è tutto di guadagnato. 6.000, benissimo, col gratuito. Bra. Cerchiamo di arrivare immediatamente ai punti alti. Ok. Vai così. E andiamo a chiudere questa. Ok. Cassettina. Qua ci vorrebbe un bel mega che ci fa il premio secco finale, sarebbe bello. Ok. Andiamo. Premio della cassettina, mi sembra che lei ce l'ha l'ultimo, vediamo un po'. Mi sembra di sì, infatti Lucky Chance è lì. Oggi proviamo a sprecare dei dadi col per mille, dai. Magari ci capitasse bene una volta tanto, ci dicesse veramente felices. Ok, dai su però, i giri un po' più veloci, gioco. Abbiamo da fare, non vogliamo sprecare bonus che già li stiamo sprecando. Ok. La faccia, ce la faccio per forza. Va bene. Bel tiro gratuito. Ah, re, sfortuna. Peccato. Olè. Niente. No, dai, ti ribassi così. No, però. Però non ce la faccio col per 30. Mi si consumano prima. Sta fa apposta, regà, il gioco. Lo sta facendo a bosta. Oh, un altro 6.000 partner. Mi piace. Siamo quasi arrivati. Dai. Un'altra piccola tirata. Arriva a 60.000. Su. Facci arrivare. Niente. Guarda, mo per un pelo non ci arriviamo al per 1000. Quanto ci scommettete? 9.000, ci siamo arrivati. 9.000 secchi. Bra, perfetto. Ok, spartiamo con il per 1000. Voilà. Ci sta, 425 dadi, 10 per. E ovviamente bustina con carta nuova. Magie. Allora, partiamo. Belli secchi. Completato compagni di deserto florido, quindi ci daranno 5.000 dadi, pedina e jolly. Anche pure la jolly mi fa perdere tempo, mo. Sì, la pedina l'abbiamo capito, ci piace. Ok, esalta, no, non la voglio. Jolly, ti prego, fammi scegliere velocemente, grazie. Non mi ha fatto perdere neanche il tempo stavolta. Allora, mi mancano alcune carte in alcuni set. Gli ultimi mi mancano un quintale. Vediamo un po', uno di quelli che possiamo prendere subito, è facile. Mi leverei lancia imprendibile. A sto punto, oppure qualcosa di un po' più grande. Leviamoci questa. Quell'altra è una 4 stelle, quindi se capita sono 2.000 dadi a gratis. Ok. Beh, ovviamente è perché manca poco al tabellone, ragazzi. Io non vado a prendere carte troppo grandi. Non avrebbe senso. Ok, perfetto. Completata. E vai così. Ovviamente adesso questi non vengono convertiti fino a fine evento. Per millone da qua, vediamo un po' che ci capita. 6, una 7. Già una bella prize, dai. Dammi raddoppio e... che sogniamo oggi. Dammi raddoppino. Ah, ma peccato. Peccato, peccatissimo. Guardate, peccato davvero. Ok, altro per 1000. Station, ok.
Vai che partiamo questo torneo a secco. Il problema è che non ho nulla da distruggere. Mi attacco sul primo che mi capita. Più che altro dovrei attaccare a casuale, casuale. Dai, dobbiamo farlo per forza. Dobbiamo farlo per forza, abbiamo pochi minuti. Arthur, sei per mille, ovviamente. Oh, senza scudo, ti voglio bene, Arthur. Non so chi sei, ma ti voglio bene oggi. Olè. Abbiamo 10 minuti. Più gli altri eventi, e poi dopo ovviamente ci fanno perdere tempo pure gli altri eventi. Con grande piacere. Guarda qua. Ok. 800, ovviamente non riprendiamo perché ci stanno i fiorellini. Però i fiorellini, se non erro, si convertono in soldi, quindi diciamo che non è il nostro punto felice, ipoteticamente. Vediamo un po' se pigliamo magari con un po' di fortuna. Oh, un 6 e 4, altro torneo. Il torneo di oggi lo completiamo secco se continua così. E bisogna vedere sempre se troviamo gente casuale che però non c'ha scudi. Chi me lo dice a me? Allora, Wild West, vediamo un po' come stanno conciati. E tutti sani, secondo me state tutti sani e mi fate perdere un sacco di tempo, Vediamo un po'. Qualcuno che sbaglia, qualcuno che sta messo male. Ma manco a pagarlo, è vero? Chiara? Chiara, di solito delle volte tu sei distratta. Niente, Chiara sta sanissima. Natale oppure Fedecar. Fedecar giocherà ancora? No, non gioca più Fedecar, assolutamente. Samantha sarà attaccata. Proviamo da Samantha. Ok, Samantha ce l'abbiamo. Samantha 11. Ricordiamoci il nome. Ciao Samantha, ti salutiamo. Buongiorno. Ok, continuiamo il torneo. Tanto il torneo è un giorno, quindi ci sta. Voilà. E vedete, non stiamo riprendendo mai i dati che utilizziamo. Prendiamo sempre la metà di quelli che stiamo utilizzando per colpa dell'evento Tour del Deserto, che ancora è in atto, ovviamente. 5-5, no, te prego. Eh sì, vabbè, il drop dadi è scontato se uno gioca iper per 1000. Però tanto stiamo up di parecchio, quindi non è un problema. Ok, più che altro volevo cercare di sfruttare un lucky e un match. Ma il match ancora non me ne è capitato uno, col per 1000 anche. 4 e 4, forse cerchietto buono. Ovviamente per Tour del Deserto che lo carichiamo più rapidamente possibile. Ok, continuiamo il nostro per 1000, ci abbiamo 5 minuti. Match, eccolo qua. Creato il match, i 2000 dadi ripresi. Va bene, i fiorellini che mi sbatta il naso perché diventano sordi. Vai, cerchietto di nuovo. Wow. Ok, ci sta andando bene. Beh, ci sta andando discretamente, diciamola giusta. Ok, proviamo il per 1000 da qua, vuoto sicuro. 5-1, vuoto sicuro perché va su fiorellino. Armor, va bene. Non ci dispiace. Risparmiamo qualche dado. 5-4, mi sa che è vuoto. Ah, peccato. Ma un bel imprevisto, ce lo dai. Eccolo. Ah, dai, afferra la grana dorato. No, ma cos'è? Afferra la grana dorato, regà. Ma cosa? Se non mi dai tantissimi soldini, mi arrabbio. Oh, ma quanto è veloce? È impazzito. Non mi sembra tanto buono, sinceramente. Vabbè. Per 1000 da qua. 6 e 5 vuoto, mi sa. Eh sì. Sull'affitto. Ok, proseguiamo il nostro giro. Nulla. Ma dai, mi sta liscia tutto, raga, eh. Sta cominciando a lisciarmi tutto. Ok, 5 e 2, forse nulla. Mi sta a fa un po' il cattivo morgioco, eh. Se sta impegnando. Ok, Tour del Deserto. Andiamo a caricare. Bustina viola laggiù. È una bustina viola in lontananza. Abbiamo ancora 4 minuti. Ovviamente vuoto totale perché. Guarda che cuore. Guarda, va. Questa è cattiveria. Vabbè, cerchietto. Bustina viola portata a casa. Punticini. Ok. Niente, Lucky Chance non l'ho sfruttato proprio per niente. L'ho giù dalla tavola doppione. Se vi serve, ce l'ho. Ok, 5-5. Vediamo un po'. Cerchietto. Bene. Vai. 4-2, cerchietto. Yes. Così ti voglio gioco, ti prego. Più spesso. Oh, sono arrivato al 10 minuti per 1000 per lo step finale. Ovviamente liscio cosmico. Ok. 6 e 6, 12. Mi sa che forse cerchietto se siamo fortunati. No, non sia mai. Dai, però. Niente. Ok. Proseguiamo il giro.
una 6. Un bel Prison, fammi il raddoppietto, ti prego, dai, uno. Un raddoppio fammelo, dai, uno. Non becco lo gioco. So che mi vuoi male, ma non fino a questo punto. Sì, fino a questo punto, perché hai fatto passa su tasse, quindi sì. Previsto. Eccolo qua, 7.000 dati, eccoli qua che sono tornati. Tanta roba. Ovviamente con l'imprevisto. Cerchietto, attivato l'altro per 1.000. Che è poi quello quasi finale. Ok. Ci vorrebbe adesso un bel lucky chance. Tanta roba sarebbe. Ovviamente non lo prenderò mai. 5-4, cerchietto. Ok. Dovremmo stare all'ultima fase, infatti. Vedo 8.000 per 9.000 dati. E poi non ha senso quella cosa, raga. Vuol dire che tu consumi 4.000 e ne guadagni, se ce la fai, 8.000. Però ne consumi molti di più, ovviamente, perché loro te li fanno consumo apposta. Ok, sto continuando perché ho 12 minuti. 6 e 6, 12, mi sa che è vuoto. Voilà. E poi manca ancora un giorno e 13 ore per questo tour del deserto. Quindi se lo finisco oggi, domani non c'ho niente. Ok. Continuiamo la nostra giocata. Sperando un attimino. Un bel prize al raddoppio mi piacerebbe adesso, però, eh. Sì, no, raddoppio 1, però. Tristezza. Ok, 6 e 5 forse cerchietto. Voilà. Vediamo un po' dove riusciamo a portare questa giocata. Da nessuna parte. 5-6, una station, alleluia. Perché dobbiamo continuare pure il torneo in realtà. Vai così. Caricone. Allora, tre banconote sono buone. Se riusciamo a fare pure un tabellone oggi. Un po' di fortuna. 6.000 punti secchi. Benissimo. Ovviamente, ripeto, non riprendiamo dati perché tornai un giorno degli eventi non te fanno riprendere i dati. Infatti, sta sotto di un tot. Due carte nuove. Magia? Magia? Oh, imprevisto? Ok, rapina in banca secca. Rapina in banca secca, raga. Mega rapina in banca secca. Mamma mia. Dai, fammi la mega rapina adesso. Ah, oh, peccato. Avrei veramente non... Ok, la lucky chance è veramente esagerata. Allora, abbiamo completato torneo un giorno. 2100 dadi secchi. Ok, siamo... Vabbè, ovviamente in drop è scontato. Però abbiamo fatto un caricone a bestiola. Olè. Continuiamo il nostro giro, sperando negli imprevisti o nei cerchietti. Ovviamente lisciamo tutti i cerchietti che ci stanno. Il match non sta più capitando, raga, eh. Ah no, match mi sa, è finito. Ah, è finito match. Io ero tanto bello tranquillotto. Dico, tanto facciamo qualche match. Ok. Proviamo il permillino d'acqua di nuovo. 6, 7, 8. Ok, cerchietto preso. No, ci sta ancora. Ah no, quello è il coso, scusate, l'imprevisto. Cerchietti li sto prendendo tutti, tra un po' ci possiamo pure fermare. 5, 6, 7, liscio di uno. Peccato. Oh, lei è imprevisto a ferra la grana un'altra volta. Ma perché l'imprevisto afferra la grana, regà? Ma dai! Ma che tristezza è imprevisto afferra la grana? Specialmente con il lucky chance. Che tristezza! Vabbè. Non è che possiamo fare giocate magiche. Sempre. Se ci dicesse sempre tutta sta fortuna, non staremmo qua. Ok, liscio. Sto a continuare a droppare però, eh. Dai, almeno 240.000 ci fate, resta? Un Prison. Dai, Prison raddoppio serio stavolta, per favore. Questo è il raddoppio serio, secondo il gioco, capito? Vabbè. 5-6, imprevisto di nuovo. Sì, ma me lo sta a fa apposta, raga. Non mi ha dato mai un multitiro gratuito a 5, ancora. Ok, un'altra station che ce la sbattiamo i denti. Voilà. Vabbè, ciao Khadija. Ormai abbiamo finito il torneo, quindi mi interessa relativamente poco. Ok. E si prosegue. 5-1-6. Armor. Allora, ci farete andare sopra un cerchietto di quelli importanti? Oppure ci farete prendere tutto? Ok, un'altra Prison. Dai, adesso fammelo raddoppio grosso, però. Su. Uno. Niente. Questo si chiama punitivo, come dico sempre. Guardate, guardate, guardate come sta facendo il punitivo il gioco adesso. Che non mi sta a prendere niente apposta. Negli ultimi minuti di tempo. Ok. Bel ponticello distrutto.
Voilà. A noi basterebbe un cerchietto. Dacci un cerchietto, vaffanbeccolo. Oh, alleluia. E torniamo a 228.000, quindi siamo in drop di dadi, ma non è un problema, ripeto. Anche perché stiamo caricando parecchio i set. Se continua così riusciamo a finire qualche altro set in tempo. E giocate a per 1000, adesso non ne vale più la pena. Ovviamente, ma non vale più la pena neanche fare il giro perché abbiamo già fatto tutto. Al massimo potremmo azzardare un Prison, ma mi sembra uno spreco eccessivo. Allora, è un po'. Queste, vabbè, sulle carte mi avete chiesto di inviarvi direttamente, che vi ho già spiegato 20 volte che non se va. Questo non lo sto facendo perché, avendo completato l'evento della bustina viola, migliorare due edifici è sprecato. Però adesso lo facciamo perché, ovviamente, abbiamo 30 trillion e andiamo a vedere effettivamente quanto mi costa. Allora, 30. Che poi non è 30, scusate, 85,9 per 112. Ricordatevi sempre questa cosa. Ci vogliono 9 trillion e 5 per fare. No, 9 trillion e 6 per fare un tabellone. Quindi facciamolo. Magari saliamo pure di livello. Ok. E riusciamo sicuramente perché abbiamo fatto 30 trillion. Sta pure a bloccare per quanto stiamo a livellare veloci. Perfetto. Eccolo qua. Società pubbliche. Pagamento società pubblica attuale 43 milioni. Quindi aumentato. Ok. Quello è affitto proprietà rosse. E continuiamo. Quello che ci dà. Ok. E ci abbiamo ancora 21 trillion. Quindi sicuramente un altro tabellone ci esce. Almeno che non è alzato in maniera esponenziale da 80 trillion, magari arrivato a 200 trillion. Ora controllo prima di fare cavolate. Ok, intanto ci facciamo pure le casette. E riprendiamo qualche altro dado. Ovviamente, ripeto, queste ragazze sono giocate drop e sono fatte apposta per fare banconote. Diciamo la verità. Ovviamente non è una cosa da fare così alla leggera, ma ci sta. Ok. Intanto ci prendiamo pure i doppi delle case perché c'erano altre case sul tabellone. Ruota colorata, vediamo se ci tira pure qualche doppione carte. Mi sembra di no. Allora andiamo a vedere costruzioni. Ok, possiamo ancora perché è 88, quindi sarà al massimo 10 trillion o qualcosa di meno. Ok, quindi facciamo un altro tabelluns. Vai così. Voilà. E anche io riesco a salire di tabelloni. Allora, abbiamo 11 trillion, quindi vuol dire che abbiamo speso poco meno di 10 trillion. Quindi se il prossimo upgrade non è troppo grande, forse riusciamo a farne un altro di tabellones. Ok. Andiamo. Olè. Casette da tutti i pizzi, come piace a noi. Voilà. Ok, ovviamente corsa alla tappa che ci ridà altri soldi e ovviamente qualche dadino. Mi piace sta cosa. Ok. Va bene, tante belle casette. E tanti punti per salire ancora. Ruota colorata per due. Ok, cassafortina con doppia bustina. Vediamo un po' che ci dice, se siamo fortunati. Carte una stella. E carte una stella. Ma no, pure una a due, dai. Non ci si lamenta. Altro giro. Un po' che cosa ci capita, soldini. Ce li sbattiamo un po' ai denti, 11 billions. Ok, vediamo se riesco a tirare l'ultimo. Siamo a 109, proviamo a fare 109 per 112. Mi dice 12 e 2, quindi non ci arrivo. Per poco però. Quindi in realtà potrei anche azzardare giocata. Ok. Il problema è che giocata ne fa sprecare comunque un millante. E non è detto che riusciamo ad andare su station. Infatti non mi fa manco un tempo, secondo me. Però possiamo azzardare ugualmente. Ok, bustini da ruota. Voilà. Ok, niente. Due stelle. E no, questa è posizione sbagliata. Avrei potuto pure azzardare, ma. E se no dovrei azzardare un tiro da qua, sperare in stazione, e se no andiamo su Prison. Deve anche recuperare qualche dado in più. Vediamo un po'. Io me la rischio, dai. Ultimo tiro. Che schifo. No, vabbè, raga. No. Non continuo. No, fa sì. Migliore edificio è quello che c'è dai soldini. Va bene. E
Per pochissimo non riesco a fare un altro tabellone, raga. Se non mi rapinano entro stasera, magari provo a recuperare, ma mi sembra anche un po' inutile. Allora, prendiamoci i premi giornalieri perché ce l'abbiamo da prendere. Ecco, casomai il tabellone me lo posso finire se nella cassa community mi arriva un po' di caricone. Però la cassa community ancora non esce perché io sto registrando in anticipo. Dovrebbe essere aperta però. Ok, sono le 8:16, quindi è aperta. Andiamoci a fare la cassa community. Allora, sono 550 billion totali, che ovviamente bisogna, ok, alzare. Vediamo un po' se la cassa community stavolta ci dice bene. Da una vita che ci dice bene. Mi piacerebbe un attimo un minimo di soddisfazione, Monopoli. Ok. Vai così. E niente. Ce l'ha azzoppata immediatamente. Allora, vediamo un po' quanto ci dà. 2 trillion. Ce la fa? Vediamo un po'. Yes! Possiamo costruire, raga. Ce l'abbiamo fatta. Altro tabellone per noi. Ok. Vai così. Siamo. Dovrebbe essere giusto il conteggio, quindi precisamente un tabellone riusciamo a rifarlo. Ale, rimaniamo con 2 trilioni e 5. Ci si fa, ci si fa. Tabellone completados. Altro tabellone per noi. Comunque noi non ce l'abbiamo ancora il premio, cioè la cosa quella lì che avevate detto voi, nuova di Monopoli, non me l'hanno messa ancora. Quindi sono uno degli sfortunelli che non ce l'ha. Vabbè, abbiamo guadagnato 250 dadi a botta. L'abbiamo sprecati altri perché ovviamente abbiamo provato a tirare quel permillone magico. È andato nel vuoto cosmico. Ok. Allora, la situazione è questa. Mo ci fa le casette. Altri tre giri alla ruota. E poi voglio andare a vedere effettivamente se a me mi dà quella cosa. Ma tanto non me la dà. Ah no, manco il giro alla ruota perché ovviamente c'erano quelli vuoti. Ovviamente l'altra volta avete detto Mordug sta nella mappa. Il problema è che la mia mappa non mi dà questa roba che mi dite voi nuova, quindi probabilmente non ce l'ho ancora attiva. Sono uno degli sfortunelli. Allora, andiamo nell'album. Sto a 199 su 252, che è una cosa impensabile. Mi avete dato una zampa gigantesca, ragazzi, veramente pazzeschi. Allora, come al solito, per avere le carte regalate da me dovete fare una lista dettagliata di carte con il set per ogni carta che volete, tipo set 3 testa a testa, set 4 avvicinamento, in questa maniera. Con nome in gioco e immagine profilo, così riesco a riconoscervi più facilmente. Ovviamente per avere carte da me dovete essere amici in gioco, c'è il link in descrizione che se cliccate vi apre il gioco e vi aggiunge agli amici. E mi raccomando, iscritti al canale e i commenti fateli sempre sotto all'ultimo video perché ovviamente io vado a vedere gli ultimi video. Ok, mi raccomando, questa era la giocata, vado a controllare se c'è qualcuno intanto a cui serve una di queste carte. Vi faccio vedere bene tutta la lista. Casomai vi fermate e tornate indietro per vedere se c'è qualcosa di utile. Ho veramente poche carte doppione perché me le state regalando molte voi, quindi è un miracolo già che ce l'ho, però qualcosa c'è. Va bene, vado a vedere se riesco a regalare qualcosa. Una carta riesco a mandarla e la mandiamo a Chiara con l'immagine del tramonto. Mi ha chiesto una carta specifica che fortunatamente, stranamente ho, che è questa qua, in scivolata. Un'altra carta che riesco a dare oggi che va bene Arduino è una carta del set 10 che si chiama Sfavoriti e mi dice ti ringrazio di cuore, ma grazie a te che mi continui a seguire, spero ti sia utile questa carta Sfavoriti. E niente ragazzi, questa era la puntata di oggi, una puntata esosa come piacciono a voi, con tantissimi per mille tirati, ovviamente è sempre punitivo Monopoli, quindi per quanto sia il drop lo fa sentire. Da 250 a 228.000 sono no, 17.000 dadi, 18.000 dadi circa, che ci sta, perché ripeto, a livelli alti a una certa molto spesso si fanno dei drop da 20.000 e poi si riprendono mozziche e bocconi da 3.000 a 4.000 se cercate di risalire. Poi quando c'è sta la giocata grande si riusano tutti. E questo è il problema, ecco perché vi dico sempre, dovete iniziare piano, non completando tutto, mettendo dadi da parte e poi quando ci stanno gli eventi grossi caricare tutto il possibile. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo domani con il prossimo video.